Già assorbe tutto. Ma vedi, te lo segnano come errore, se no. Se tu metti Samantha Cristoforetti, un astronauta, senza l'apostrofo, te lo segnano come un errore. Anche un idiota, come facciamo un idiota per antonomasia, come Enzo Spatalino, sa che un con l'apostrofo è femminile. Persino un idiota, voglio farti anche lo spelling come fa quell'imbecille, un idiota come Enzo Spatalino sa che se c'è l'apostrofo è femminile. Fermi tutti, fermi tutti. L'hai chiamato ed è qui in studio, ma Enzo Spatalino! Ma fino in studio è venuto quell'imbecille, a spese sue, spero. Spero a spese sue quel povero questi imbecille. Questi sono cazzi tuoi. Vengo a te, ignorante. A questo sacchetto a perdere, a questo straccione, gli hai pagato il biglietto a questo straccione? Io pago il biglietto a chi mi pare. Se uno fa una prestazione professionale, straccione, è giusto anche che sia retribuito. Sai dove fa le prestazioni lui? Dove sai le fa? Dove fa le prestazioni? Dovremmo dirlo prima o poi dove le fa le prestazioni lui. Ma dove le fa le prestazioni? Le fa alla sua televisione. Nella sua televisione. Nella sua televisione. Esatto, nella sua televisione. Assolutamente. Enzo, fai allora come sono? Po' Gigio, Ebro. Ebro, buonasera. Prima di parlare con questo ignorante, dimmi. Lasciami salutare tutti i fedelissimi della Zanzara. Grazie, e di Prima Free. Sì. Grasso, e giù, giù, io sono giù. La voce sono delle sudato. Migliaia di persone. Sì, dimmi. Che si rivedono nella mia condotta e non possono parlare. Beh, non possono parlare. E mi rivolgo sempre ai miei fedelissimi dicendo: sì. Fight! 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 Ragazzi, combattere sempre contro l'ignoranza di Parenzo. Io so che vi sostituisco. Questo è un Ebro, è un raccomandato. A proposito, ti saluto Ferdinando Polegato di Sequals. No, vabbè, adesso no, basta no, con questo Polegato. Mi hanno chiamato, ricordati la sua condanna. Ma quello è un fascista. Perché è una condanna essere fascista, perché, non ho capito. Perché tu sei mussoliniano, anche tu? Ma io sono uno che ha il suo ideale. Sì, però tu sei un ammiratore. Sono un anticomunista per eccellenza. Viscerale. Sei soprattutto una persona che suda molto. Diciamo che sei soprattutto inequivocabile. Sei uno che suda molto, sì, soprattutto. Ti invito a venire a sentire l'odore, ignorante, Ebro. Allora, calma. Sai dove c'è meno odore? Andiamo per c'è meno odore nei bagni della stazione centrale. Lasciami dire una cosa a questo ignorante. Meno. Giù. Siccome lui si ritiene una cima ed è una mezza tacca. Vabbè, questo lo dici tu. Lui farebbe carte false per avere un pezzo di che? Di titolo di studio, di laurea. No, i suoi non gliene frega amici. Niente. No, lui. Non gliene frega niente. Tu sei laureato, no? Alla Ca' Foscari. Sono laureato all'università. Sì. Degli studi di Venezia a Ca' Foscari. Ma hai fatto anche un master dopo, no? No. Specializzazione, no. Quello no. Ho un titolo onorifico. Lui pagherebbe tutto l'oro del mondo. Ha fatto la tesi. Dovrebbe rivolgersi scaldendo le ai suoi padrini. Sì. Ma no, padrini. Per non avere padrini, un titolo onorifico. Ma che padrini ha lui? Non ha nessun padrino. Che padrini ha? È un padrino il suo. I suoi padrini. Ma che padrini ha? Dai, che sai che se non avesse la copertura. Quale copertura? Delle lobby. Tu sai quali lobby? Adesso non cominciamo con le lobby. Di che natura? No, non cominciamo con le lobby. Qui nessuno. Vuoi che lui andava dove? Alla 7. Sì, dove sì. Lui andava sì. pure i cessi di Padova. Però scusami, le lobby non lui è che ti appoggiano per andare alla 7 a fare il conduttore. Uno ci va là col lavoro perché è capace, non perché certo, c'è la lobby perché è raccomandato. Ma raccomandato da chi? Quali lobby? Scusa, ma io ho iniziato nelle TV venete. Lobby. Ho iniziato nelle TV venete come le te, nelle TV venete. Le lobby. Ma io ho iniziato a Tele Nuovo, nelle TV venete. Se tu non avessi i tuoi padrini politici, ricordati che io ho tu sai cosa hai soltanto delle macchie di sudore sotto le camicie, questa è l'unica cosa a che tu davvero hai. Il sudore vabbè il sudore, uno può sudare anche nella vita, ma è l'unico che suda anche d'inverno, però perché d'estate io non però, sudo, ma è normale che d'estate andiamo per ordine, però suda abbiamo anche a gennaio. Senti dopo Gigio che c'è? Ma come fate a stare tutti lì dentro con la finestra chiusa? Come no fate? Ma che non suona, non funziona questo dopo Gigio, che è questo? Ma che cos'è? Cos'è stato? È un topo Gigio che c'hai in mano. Ma tiraglielo in testa, tiraglielo una sberla. Ma buttaglielo via, spaccaglielo, buttaglielo per terra. Ecco, se io fossi lì, gliel'avevi già spaccato, Gigio, spaccaglielo. David Parenzo. Spaccaglielo.
L'ha comprato pure? Ha comprato pure una cosa? Sarà una recettazione, l'ha comprato chissà da chi, sarà però rubato, scusami, sicuro. Andiamo per argomenti, scusami Enzo, Enzo, andiamo per argomenti. Allora, il primo argomento che hai tirato Enzo, fuori tu... Enzo, spettallino! Giù un attimo, il primo argomento che hai tirato... Lavati la bocca prima di pronunciare il mio nome. Scusami Enzo, lo so che sei invidioso. Lo so che sei invidioso di me, lo so. Ti capisco, sembra ti uno che è sempre in gabinetto. Ti sembra giustifico. Però... ti voglio dire una cosa, ti Boldrini. Giustifico. Sembra uno che è sempre in gabinetto. Vabbè, ma ognuno c'ha il suo stile. No, io rappresento le migliaia di radioascoltatori della Zanzara, cioè, che ti dico... schifano. Che ti odiano. Scusami Enzo, andiamo per estetico. Andiamo per argomenti. Andiamo per argomenti, giù, giù. Sei una nullità, giù tutti e due. Te lo giuro su Dio. Andiamo, confrontati sui contenuti. Andiamo al primo contenuto. Giù un attimo, andiamo al primo contenuto. Primo contenuto è molto semplice. Tu l'hai evocato prima, il fascismo. Tutti evocano oggi il fascismo, eccetera eccetera, no? Però tu hai detto più volte di essere un ammiratore di Sua Eccellenza, diciamo la verità. Certo che sì. Cioè, ammiratore di Sua Eccellenza. Coerente con le mie idee. Sì, ho capito. Morirò con la mia coerenza. Ormai ecco, quello di essere coerenti in Italia è diventato un optional. Vallo a dire a Mastro Geppetto Topo Gigio. Sì, ma che c'entra? Sta quello? Merda di uomo. Quindi tu, no, quindi tu praticamente saresti stato con la Repubblica Sociale Italiana. Ecco, tu all'epoca in quel saresti momento stato storico. Saresti stato... tu avresti combattuto con i tedeschi, sostanzialmente al fianco dei tedeschi. No, quelli non li sopporto per niente, assolutamente. Sì, ho capito. Mussolini ha sbagliato ad allearsi con quel pazzo, con quel paranoico di Adolfo Hitler. Adolfo, tu dici Adolfo Hitler, mi fa impazzire. Adolfo si chiamava. Vabbè, io lo chiamo all'italiano, no? come Biden. C'è un mio amico che lo chiamo Biden, anch'io. Anche tu, va benissimo. Adolfo Hitler, però tu che, Mussolini ha fatto cose egregie per l'Italia, secondo ha te? Ha fatto tante cose buone, tante per cose, l'Italia. Tante cose molto buone, cioè, le leggi razziali, no, quelle leggi non le condivido, ma per carità, non con le la gestione di Mussolini si viveva molto. Che cosa avresti fatto? Ti saresti ribellato? Cosa avresti fatto del 38? No, saresti andato dal Duce e avresti detto vergognati, senti, confrontati sui contenuti. Quello ti avrebbe preso a calci nel culo e ti avrebbe mandato al confino. Questo avresti fatto. Avrei fatto il mio dovere. Benito, confrontati sui contenuti. Dunque, chi ha tradito? E quello avrebbe detto portatelo sotto via. Sotto il fascismo chi rispettava la legge? Chi era onesto? Stava tranquillo. E chi invece non la pensava tanti, come Mussolini, che fine faceva invece? Chi non la pensava come Mussolini? A perdere come te. Che sono venuti in Italia. Ma che c'è da lui che è venuto in Italia? È nato in Italia, no, lui. Come i sacchetti a perdere. Cioè, tu dici sono... con Mussolini non ci sarebbero tutti questi extracomunitari che fanno reati? Assolutamente no! Ma come no? Assolutamente no! Fight! Fight! Ragazzi, combattiamo! Combattere! Con la gente come Parenzo! Sputategli in faccia! Sputategli addosso! Sputategli addosso! Dovete sputare in faccia. Senti Parenzo, se tu non avessi le tue conoscenze mi devi perché credere, perché se ti sputo ti profumo, ti sputo ti profumo, se io ti sputo ti profumo. Aspetto, ecco, ti aspetto. Però scusami, ti no, aspetto ma con ansia. Ma non può finire sempre così. Ebro, però, scusa, dopo Gigio. Però calma. Io non ho capito. Sì, vabbè, abbiamo capito, Enzo. Non c'è bisogno adesso di ripetere questa cosa. No, mi stanno. Aspetta, perché mi stanno scrivendo in questo momento una cosa molto interessante. Fabio Boscacci mi scrive. Gli ignoranti, ti stanno scrivendo aspetta, i tuoi amici ignoranti. Sì, sentiamo. Dottor Boscacci, non è. Chi è l'ignorante? Fabio Boscacci di turno non è assolutamente ignorante. Ti querela. Mi scrive, ma può un cavaliere della Repubblica dire che è affascinato dal pelatone? Scrivo immediatamente al cerimoniale del Quirinale per segnalare la cosa e fargli togliere un titolo che il signor Parenzo per averlo venderebbe l'anima al diavolo, diventerebbe fascista. Però scusami, tu stai dicendo tu sei cavaliere della Repubblica, cavaliere ufficiale. Sì, ma ho capito, ma cavaliere ufficiale della Repubblica, e dici che ammiri il pelatone. Guarda che c'è una contraddizione, sei cavaliere della Repubblica che ammira il pelatone. Dove sta la contraddizione? Ma il pelatone ha rinnegato la Repubblica, è contrario alla Repubblica, no? Perché c'era la democrazia all'epoca col pelatone. Ricordati che non puoi cancellare 20 anni di storia. Dunque si viveva bene all'epoca. Si viveva bene. Eravamo più sicuri. Se eri onesto, se rispettavi la legge, c'erano persone a Napoli che dormivano con le porte aperte. Persone a Napoli che dormivano con le porte aperte. Esattamente, è storia. Cioè, secondo te adesso oggi non si capisce più niente. Fra poco, sacchetto a perdere di Parenzo, ti verranno a buttare fuori a casa tua.
e non basteranno i tuoi protettori. Farai anche tu una brutta fine. Però scusami, topo Gigio dei miei stivali. L'altro giorno te la sei presa con i sacchetti a prendere. Ti faremo togliere l'onorificenza, guarda, per questo. Gliela faremo togliere, te lo giuro. Questo è il mio impegno. Se si muovono i tuoi amici, delle lobby, te la faremo togliere. Scusami, l'altro giorno hai detto una cosa. Stasera mi scrive questo mio amico, mando subito la pecca al Quirinale, segnalando quello che dice questo signore. Subito, toglierla. Sono sempre pronti, toglierla subito, questo qua. Fermi tutti, torniamo fra poco con il Lenzo Spatalino Show. Devo dire che stasera è carichissimo, con la maglietta. Ora rifiniamola con col topo è Gigio. Un qua. È un numero uno, è una loffia. Fermi, sei una merda. Sfumare, regia, sfumare. Ti disgusta, non ti preoccupare, me lo farò sbiancare. Un applauso a Spatalino! Vai. In studio from Padova, quello che io chiamo il Trump del Veneto, possiamo dire così, il conservatore verace del Veneto, grande trampiano, Enzo Spatalino, applausi! Applausi a Spatalino, applausi. Molti fan spatoliniani, Parenzo si sorprenderà, ma ci sono molti fans spatoliniani che sono disseminati, diciamo, per la penisola. Molti è pieno anche di gente che ama i gabinetti, i bagni alla turca, sporchi nell'ora da Cipro. Sì, molto. Cipro. Mi scrivono sono scappati a Cipro, appunto. Ringrazio i miei due manager, Eddie Fedanto e Alberto Diana, che mi seguono da un po' di tempo insieme. Sì, esattamente. Due manager. Avresti da imparare da questi ragazzi. Due manager. Ma che cazzo sei, Beyoncé? Topo Gigio. Ma che cazzo sei? Topo Gigio. Quando vieni a Padova, chiamami. Che ci incontriamo. Ti insegno a vivere, dai. Due manager. Cosa non farei per stare una. Che fai? A letto con Parenzo. Io lo schifo. Come faccio? Solo a vederlo. Posso dirti una cosa? Ma quante docce ti fai? Ti farai la doccia? Una giorno. Solo la mattina, E come fai con quell'emanazione dell'odore cattivo? Come fai? Perché non ti metti una magica al collo? Dici sempre le stesse robe. Scusami, però emanica cattivo odore, perché sono i tuoi cattivi pensieri. Dovresti richiamarlo. Sì, dice sempre le stesse cose. Sempre le stesse cose. Però sai che la radio non cambia registro. Dimmi qualcosa su qualche tema di attualità. Però scusami, con tema di attualità te lo offro io. Allora, comunque mi dovrebbe chiedere scusa perché mi ha dato della merda in diretta della sua televisione e il mio avvocato. Sapessi anch'io ho pronto qualche querelami e, devo e io faccio una controquerela. Chiedi scusa stavolta subito, non ho pietà, perché mi hai dato della merda nella tua nella trasmissione. Una volta ti ho fatto cacciare da Telecittà. Già una volta ti ho fatto cacciare. Ti conviene chiedere scusa perché ti faccio chiudere anche questa emittente qua. I radioascoltatori di questa bellissima radio hai l'occasione per chiedermi scusa per avermi dato della merda. Devono sapere che hai il signor Parenzo mi ha querelato. Hai un'occasione, l'ha presa hai sui denti, però non ha dato pubblicità. Non ha dato visibilità, ma se avesse vinto la causa l'avrebbe detto, ne starebbe ancora parlando. Allora, caro Enzo, qui abbiamo la figura di una transessuale, la signora, la tua amica Clizia De Rossi, e dall'altra parte la signora Anna da Roma, eccola là, la signora Anna da Roma, eccetera. C'è stato un piccolo referendum, diciamo, con chi andresti, hai visto le fattezze della signora Clizia, che conosci bene, e lì la signora Anna da Roma, ascoltatrice molto di destra della Zanzara. Ma ora, ti giuro su Dio, non conosco quella signora, ma mi fai una domanda retorica. Può darsi, sì. Darsi. Già sai la mia risposta. Non lo so, vorrei sapere. 10 miliardi di volte con quella signora lì. Con Anna. Simili. Pensa cosa posso venire fuori dal connubio da quei due, dall'incrocio. Io non di quei so due. Se era di destra o meno, ma. Diventa il mostro di Loch Ness! Pensa all'incrocio tra i due. Che cazzo di mostro viene fuori? Se mai dovessero concupire, dovessero unirsi, pensa che mostro viene fuori. Sapessi Maurone di Mantova, cosa mi diceva di te? Maurone di Mantova. Cosa mi diceva di te? Che andavi a trans, che ti hanno scoperto una sera a contattare una puttana. Se potesse tornare a vivere Maurone di Mantova. Questo oggettivamente è una diffamazione di primo livello. Scusami un attimo, nei confronti dei transessuali cosa provi te? Scherzi a parte, prova a immaginare. Scherzi a parte, prova a immaginare cosa viene fuori.
parla. No, no, vai, stai parlando. Parla dopo Gigio, dimmi, o parlo dimmi, io. Dimmi, dimmi, ecco, dimmi. Perfetto. Cosa vuoi che io mi accompagni a un tipo come vabbè, quello? Perché una transessuale, che male ha fatto? C'hanno un uccello, vabbè, qual è il problema? Non ho capito. Ci sono molti uomini attratti. Ma che lo riservasse a Parenzo l'uccello suo. A me piace ancora, lo posso dire? Sì, dillo, dillo. La vecchia, la mitica Bernarda. Sì, ti piace quella. La figa è la cosa più bella del mondo. Anche se ho qualche anno in più, ma credimi, ma a lei non piace. Sono un ricamatore. Sono un cesellatore. Che vuol dire un ricamatore? Divento un poeta vicino alla figa, ma credimi. Che vuol dire, Enzo? Un ricamatore. Vista? Che vuol dire un ricamatore? Ma quando mai l'ha vista? Un ricamatore. Nei filmini. Quando l'ha sei con una donna visto? Bisogna con calma. Cesellare, diciamo. Andare di cesello. Sì, con calma, parlare. Anche perché tu. Scrutare, sì. Verificare, cunnilingus, esattamente, tutto. Con la lingua è importante, importantissimo, 15-20 cioè. Minuti di preliminari è importantissimo, 15-20 minuti. 15-20 minuti alle carrafiche, che cazzo sei? Ah, beh, meraviglioso. 15-20 minuti, 15-20 minimo, minuti. Minimo. Ma 15-20 senti minuti? Senti la donna che salta sul letto, è la cosa più bella, l'uomo non deve essere egoista. L'uomo ma deve fare innanzitutto godere la donna. Sì, però Enzo, scusami, fare i preliminari. Però quando uno sono fa... pregiudiziali preliminari. Il regista sta sboccando. La nostra regista sta sboccando. La nostra ottima Roberta sta sboccando. Io vedo, mi sembra di vedere l'immagine della nostra regista. Però, mentre quel culo di la fica di una donna. Parla, ma sì, l'ha fatto. Hai mai baciato la fica di una donna, ignorante? Ebro, sì, hai mai baciato la fine di una donna? Ah sì, Enzo, sì, l'ha fatto, certo. Ah sì, ma lo quindi, vorrei vedere. Ma 15-20 minuti di solito lo fa chi non ci riesce più. C'è chi non riesce più a trombare. A parte il fatto che io ho un excursus da Venezia, va bene? Che vuol dire? Ma tuttora, nonostante l'età. Che vuol dire un excursus di Venezia? Venezia? Le mie origini veneziane. Che c'entra? Io sono di origine napoletana, ma sono cresciuto a Venezia. Che sono leccatore di figa a Venezia, non ho capito. Che c'entra? Io ero chiamato leccatore di figa a Venezia. Chi ti chiama? Nella compagnia dicevano le ragazze: senti, vuoi godere? Chiama Enzo Spadalino. È un cesellatore, è un incantatore. Si addormenta vicino alla fica. Enzo Spadalino ha imparato, sai come? Leccando i gabinetti della stazione di Santa Lucia dei treni. Siccome leccava i gabinetti, ignorante, attorno, ignorante. Non voglio essere scortese. L'unica cosa che lui lecca se sono no, i gabinetti per pulirli. Se no, direi qualcosa di tua moglie, ma non mi permetto no, perché non c'è. No, meglio, la sfera privata. Hai una santa meglio. Donna vicino. Meglio, io mi chiedo come faccia tua moglie a sopportarti. Quello è un interrogativo. Scusa, un'ultima cosa, Enzo, perché stasera hai regalato tantissimo e ti voglio lasciare libero alla tua serata, eccetera. Non so come. Speriamo di rivederlo a settembre, no? Speriamo che stia bene per settembre. Speriamo, dico. Questa no. È una gufata, però, caro. No, ho detto speriamo che passi delle buone vacanze. Il rapporto di e speriamo che uscendo dalla radio senti, non scivoli, è molto Gigio. Pericoloso lì, attento a non scivolare. Senti, quando esci dalla radio. Io ti metto in guardia. Senti, spero di vederti a settembre. Spero di rivederti a settembre con massima gioia. Se Cruciani mi fa un'offerta, io vengo tutte le settimane da Padova. Fissate voi il giorno. Due cose. Mi fa male un ginocchio, ecco. Però mi dicono. Cicalone, mi fa male un ginocchio, speriamo non gli ceda. Cicalone è un grandissimo. Lo so, la pensiamo allo stesso modo. È un grandissimo. 1, 10, 100, 1000 cicaloni in ogni città. Benissimo, è molto chiaro. Il rapporto di Spadolino col condom, qual è? Non lo uso. Non l'hai mai usato? No, in certi momenti sì. Non lo usi più? No. Ma non c'è problema, no. Non l'ha mai usato, non gli ma serve. Ma perché non lo usi il condom? Non è mai successo. È perché non mi vergogno di dire, ma perché quando dovrebbe faccio usarlo, fatica. Scusa? Fai fatica a metterlo. Quell'attice, eccetera, mi blocca. Ti blocca. Mi blocca. Ti si ammoscia, immaginate. Esattamente. Lo so. Già faccio fatica alla mia età, però funziona ancora. Però, ma devo andare a ruota libera. In che senso a ruota libera? Devo toccare la carne, è importante, è determinante, è pregiudiziale. Prima 15-20 minuti di baciamento alla fica, d'accordo, e poi via. E poi via. Cioè ci vuole tempo. Che orrore. La donna va rispettata, la donna va amata. Però scusami Enzo, c'è un elemento però, c'è un elemento. No, è l'ultima puntata, ma è uno schifo. Mi hai incuriosito. Sei tu che mi fai schifo purtroppo, credimi. Sopportarti, credimi. Devo dire che i manager hanno fatto un buon lavoro, su di te in questi. Sì, è vero. Che sei carichissimo, mi hanno caricato a pallettoni. Però scusami un attimo, quella tua pancia che c'hai nel rapporto sessuale è un po' di impedimento. Mi prendo un impegno con te.
Da lunedì prossimo sono in dieta. Sì, bene. E a settembre, sì, però, quando mi inviterai, sì, sarò più magro. Nel rapporto sessuale, se c'è un problema quello. Però, è un problema quello del rapporto sessuale con la pancia. No, dipende dal partner. Sì, in che senso? Vicino alla fica, quando la fica, quando la donna è bella, sì, non c'è pancia, no, che tenga. Credimi. Ho capito, ma è d'ostacolo ogni tanto, anche nel, sì, movimento. Però diventi, sì, acrobata. Diventi manco a fai di necessità virtù. Neanche a trovi pagamento, la posizione più felice. Enzo, no, Spadalino, grazie. Fight, ragazzi, combattete. Fight, 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 fight. Viva il cazzo. Oh, questo te l'hanno mixata. Appunto, appunto. Allora, andiamo a Antonio D'Aosta, fermo là un attimo, fermo là un attimo, fermo. Federico dalla provincia di Lecce, dimmi. Federico dalla provincia di Lecce. Dimmi, Gigio. Che c'è? Che c'è? Gigio. Che c'è? Gigio, tu sei invidioso di Spadalino. Io sento sempre la zanzara e l'opinione, sì, e me ne sono accorto, sì, tu sei invidioso di Spadalino, perché, sì, tu puoi fare le battute, sì, le imitazioni, il suo stile, ma non, sì, farai, esatto, mai, sì, ridere, sì, come fa lui, mai, non farai, ah, ecco, mai, certo, ridere, sì, perché lui proprio gli viene naturale far ridere. Già io vedere nel sottopancia giornalista mi piscia dalle risate. Mm. Poi quando ha detto è il popolo di Spadalino, è il popolo di Spadalino. Lui conosce la sua materia è l'italiano, e una volta disse: è inammissibile che i giocatori dell'Italia non corrino. Ma dove hai imparato l'italiano? Con Fantozzi, con Fantozzi l'ha imparato l'italiano. La settimana scorsa, anziché dire polpo, ha detto polipo. Devo andare avanti, vale, dobbiamo parlare, vale, di geografia. Ma va a fanculo, Spadalino. Vai a fanculo tu. Vai a fanculo, ciao, tu, ciao, e tua, ciao, sorella, con simpatia, amano, con stima, amano, e simpatia, senza alcun rancore. Sempre, compagnuccio anonimo, compagnuccio. Fermi tutti, ti, grazie. Cioè, che, vai, vai, attacca. Che c'è? Che c'è? Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire a questo? Vai. Ti saluto. Mamma mia, ragazzi. Vai, vai. Antonio D'Aosta, vai, Antonio, dimmi. Che schifo.